tutti i lettori, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi, come tutti i mesi, parleremo della montagna assoluta di prodotti che ho finito. E fra l'altro questo mese sono particolarmente contenta perché abbiamo un buon mix fra make-up, profumi, prodotti per la cura dei capelli e skincare. Due sole cose voglio dire prima appunto di addentrarci nei meandri della mia spazzatura. Uno, è ancora valido il mio codice sconto con Happiness Boutique, sarà valido sino al 21 gennaio, troverete tutte le informazioni nell'info box se vi volete regalare una collana come la mia Snake Chain, se vi volete regalare degli orecchini oppure dell'earcuff o un braccialetto, dove sei finito braccialetto Snake? Eccolo qui! Sappiate che appunto tutte le informazioni saranno sotto di me. Seconda e ultima cosa prima di cominciare, se volete sapere come ho realizzato questo trucco, sappiate che è stato il protagonista dell'ultimo Get Ready With Me uscito, che vi linkerò nelle schede e nell'info box. Sì, sto girando questo video dei prodotti finiti con tantissimo anticipo rispetto al solito, ma avendo già finito così tanta roba, avevo paura di aspettare l'ultimo minuto e di ritrovarmi con una quantità mastodontica di roba della quale parlare. E detto questo, partiamo. Ho finito una mini taglia di Primer Potion di Urban Decay. Qui c'erano 5 ml di prodotto. Non è un campioncino che vi danno in regalo in profumeria con gli acquisti, questa mini taglia si può comprare, io lei in particolare l'avevo presa da Sephora, ma l'ho riacquistata su Lookfantastic, infatti la troverete linkata nel sito. Vi ricordo che il mio codice referente con Lookfantastic è sempre valido, ma le regole sono cambiate, perché ora avete 15 euro di sconto sul vostro primo ordine, con un minimo di 50 euro, anche qui. Tutto qui sotto, sento che sono ridondante e me ne dispiaccio. Torniamo a questo primer. Io ho assoluta necessità di utilizzare un primer occhi. È uno step che non posso saltare nella maniera più assoluta se voglio mettere un ombretto. Le mie palpebre emettono oli come se non ci fosse un domani. E se non vado a mettere una base creata appositamente per impedire agli oli di distruggere l'ombretto, qualsiasi polvere o crema io vado a mettere veramente si autodistrugge nell'arco di 5 secondi, sia che utilizzo ombretti di Essence sia che utilizzo ombretti di Anastasia Beverly Hills. Proprio io, sono proprio i miei occhi che non vogliono che io sia felice con delle palpebre dorate. Lui è uno dei primer occhi più iconici di tutti i tempi. Avevo preso la mini taglia perché costa molto meno e sinceramente 5 ml di prodotto sono comunque tanti. L'applicatore è fatto in questo modo, mi è durata un annetto circa. Vi dirò, è un primer leggermente colorato, come potete vedere, che ovviamente va benissimo per il mio tono di pelle, però su una pelle più scura non funziona. Fa egregiamente il suo lavoro, nel senso che l'ombretto non mi va nelle pieghe per tutto il tempo che io tengo addosso il trucco. È anche una formulazione estremamente sottile, è una cosa che mi è piaciuta molto, cioè è un primer che non ti senti minimamente addosso e poi ovviamente va a regalare un po' di coprenza. Mi è piaciuto così tanto che l'ho riacquistato, ma finita quell'altra mini taglia io credo che tornerò al mio di Kiko. Sarò sincera, io penso che mi ricomprerò il primer occhi di Kiko e la finirò lì. Perché, ok, questa è una formulazione più sottile rispetto a quella del primer di Kiko, ma il primer di Kiko copre un po' di più, nel senso il pigmento e appunto del primer è un pochettino più presente. Visto che ho parecchie venuzze di scromie sulle palpebre, sono disposta ad accettare una formula leggermente più spessa, ma avere in cambio una coprenza totale sulla palpebra che mi permette di andare a fare un trucco occhi che risulti omogeneo al 400%. In più, sinceramente proprio, come mi fa durare gli ombretti il primer di Urban Decay me li fa durare quelli di Kiko. Non ci sono differenze di durata. È stata una bella avventura, sarà una bella avventura anche nel mio utilizzo appunto della seconda confezione, ma finita quella, perché devo spendere, questa qui viene 10 o 12 euro se non ricordo male, quando a meno di 10 ho quello di Kiko, che in un formato tra l'altro mi sembra o da 7 o da 10 ml. Poi, il prodotto con il quale possiamo andare veloce, tanto ce lo ritroviamo ciclicamente in questi video, saponetta della Dove. Queste le compro al supermercato oppure su Amazon, vendono i pacchettoni da 1000 saponette alla volta. Lei in un formato da 100 grammi è quella classica, è la Beauty Cream Bar. Io lei la utilizzo sia per lavare i pennelli e mi ci trovo benissimo,
ho dei pennelli morbidissimi, super puliti, che non perdono assolutamente forma e che si asciugano molto in fretta, e da qualche mese a questa parte la utilizzo anche per le mani. Ho abbandonato completamente i saponi liquidi in confezioni di plastica, le saponette arrivano nella confezione di cartone. È stato un cambiamento che ho fatto per essere un pelo più zero waste all'interno di quelle che sono le mie possibilità. Sono molto contenta, le mie mani sono pulite, le lavo 400 volte al giorno e non ho assolutamente nulla di cui lamentarmi. Ne ho un'altra, adesso utilizzo, continuo a comprare quelle Dove perché mi piace che siano un po' più cremose e poi adoro l'odore. Però in realtà sarei disposta ad utilizzare qualsiasi saponetta io mi trovi per le mani. Costano anche pochissimo, durano svariati mesi. L'una è una scelta che io sinceramente vi raccomando. Volete un metodo per lavare i pennelli da trucco che sia veloce ed efficace? Le saponette. Volete evitare le confezioni in plastica del sapone liquido? Le saponette. Io vado avanti così. Io direi di passare un attimino magari ai prodotti per la cura per capelli. Ho finito il mio primo shampoo solido. Quest'estate Lush mi aveva inviato uno dei loro shampoo solidi. Vi metterò una foto qui da qualche parte, appunto, della saponetta integra, anche perché non mi ricordo il nome, mi ricordo solo che era uno shampoo idratante. Mi è durato una vita, cioè da metà estate sino a la settimana scorsa, forse anche meno. E mi fa molto piacere l'idea di non avere ora per le mani un pack in plastica, una bottiglia in plastica, ma di avere semplicemente qualcosa che posso buttare nella carta. Sicuramente, anche se ho altri shampoo da smaltire, in futuro, quando li avrò finiti, proverò altri shampoo solidi, perché mi fa piacere proprio l'idea della mancanza di packaging. Per quanto riguarda quello shampoo in sé, appunto era uno shampoo idratante, tipologia di prodotto per capelli che io evito perché ho uno scalpo grassissimo e ho i capelli grassissimi. Tendo quindi ovviamente ad utilizzare prodotti per capelli che siano specifici per la mia persona. Quello shampoo ha avuto un rapporto di amore e odio pazzesco. Innanzitutto ho dovuto stare molto attenta a dosarlo, non avendo mai utilizzato uno shampoo solido prima. Mi è arrivato e sicuramente nel corso dei primi lavaggi ne ho usato anche il triplo, il quadruplo del necessario, perché io prendevo la saponetta, la inumidivo sotto l'acqua e me la passavo direttamente sui capelli. E poi andavo a distribuire bene il prodotto con le mani. Ho continuato a farlo anche dopo, solo che invece di prendere la saponetta e passarla tipo così per 10 minuti, la prendevo, la passavo una volta sola, poi andavo appunto a frizionare e comunque c'era tantissimo shampoo sul mio capello. Una volta che mi sono regolata col prodotto, mi sono trovata da Dio. Nonostante fosse un prodotto idratante, i miei capelli rimanevano puliti veramente a lungo. E considerate che eravamo in piena estate, quindi luglio, agosto, con il sudore, i miei capelli tendono a sporcarsi molto più in fretta, sono rimasta soddisfattissima, davvero. Li lasciava leggeri, me li lasciava puliti. Adorabile. Cambio di stagione, siamo passati all'autunno e i capelli mi si sporcavano parecchio in fretta. Ora, non so se sia appunto dovuto al cambio di stagione, al mio metabolismo, cioè tranquillamente può non dipendere dallo shampoo, ma indubbiamente non dipende dallo shampoo, dipende da me, dal mio capello, da quello che è il cambiamento del corpo in base al cambio di stagione. Però devo essere comunque sincera, non è stato il massimo. Perché mi dovevo lavare i capelli un giorno sì e un giorno no, si sporcavano davvero con niente. Se mi dovesse capitare di riacquistare questo shampoo, sicuramente lo prenderei a giugno e lo abbandonerei ad agosto, perché per l'estate, chef's kiss. Per la mia esperienza personale, tutto il resto dell'anno, no. Ho finito un detergente, non so come dirlo, al quale devo chiedere scusa. Praticamente. Ho finito il Dermo Cleansing Fluid della linea Roselian di Uriage in un formato da 250 ml. Lui l'avevo preso su Lookfantastic. Nel momento in cui l'ho finito era sold out sul sito. Se è tornato disponibile, appunto, lo troverete linkato. Perché gli devo chiedere scusa? Perché nel video haul in cui ve l'avevo presentato, se lo ritrovo, ma non ve lo assicuro, ve lo linkerò nelle schede nell'info box, lo recensivo male. Dicevo che era un prodotto che non mi piaceva, con un pessimo odore. Ora che l'ho finito, mi manca da morire. Innanzitutto, rapporto quantità-prezzo imbattibile, perché mi è costato meno di 10 euro per appunto 250 ml, e per un prodotto da parafarmacia non è affatto male. È vero.
L'odore non è piacevole perché sa di chimico. Ti sembra qualcosa di veramente molto artificiale? Ma siamo sinceri, ok, mi dava fastidio all'inizio quando era ancora un odore nuovo. Passati 2 o 3 mesi, sinceramente non ci ho fatto più caso, quindi chi se ne frega. Per quanto riguarda l'efficacia invece, questo era un latte detergente pensato appositamente per pelli soggette a rossori o comunque con cuperose come sono io. L'avevo acquistato per utilizzarlo la sera. Qual era il mio problema con questo affare qui? Perché non funzionava su di me? Perché io sono abituata ad andare a mettere tutti i prodotti per la detersione sulla pelle umida. Dunque mi inumidivo la pelle, andavo a mettere lui e mi sembrava di mettere acqua fresca, cioè che non facesse nulla. Non andava a rimuovere gli ultimi residui di trucco, rimasti ovviamente dopo la fase di struccaggio, non mi andava a pulire la pelle la sera se non ero truccata, non mi piaceva. Dopo un po' ho detto, vabbè, cambiamo, proviamo, ho smesso di inumidire la pelle, lo andavo a mettere su pelle asciutta, detergente della vita. Mi puliva benissimo la pelle struccata, andava a rimuovere gli ultimi proprio rimasugli di trucco sopravvissuti allo struccaggio, mi lasciava una pelle morbida, mi lasciava una pelle idratata, mi è piaciuto da morire, ero io che sbagliavo. Nel finirlo ci sono rimasta male, veramente molto molto male. Per dirvi, mi è piaciuto molto di più del latte detergente di Aven, che sino a questo momento era il mio preferito. Non lo vedrete mai, ma io ho fatto di tutto per tirare fuori da questa confezione anche l'ultimissima goccia. Ottimo, ottimo prodotto, sicuramente lo recupererò in futuro. Finiamo con la cura dei capelli. Nel video dei prodotti finiti del mese scorso, che vi linko nelle schede nell'info box, vi dicevo di aver finito il balsamo della vita. Ovviamente l'ho dovuto sostituire con un altro prodotto, però prima di aprire quella nuova boccetta mi sono resa conto di avere un balsamo lasciato a metà, che avevo abbandonato a metà mesi fa, l'ho tirato fuori, l'ho finito e ne sono felicissima perché ora lo buttiamo e ce la lasciamo alle spalle. Questo qui è di Pantene Pro V, della linea classica, ed è il balsamo per capelli splendenti e visibilmente sani, capelli normali in un formato da 200 ml. È come tutti i prodotti alla fine Pantene, una pasta estremamente quasi gommosa, densa, che però il suo lo fa. Sarò sincera, io so che c'è molta gente che demonizza i prodotti per la cura dei capelli da supermercato, sicuramente non avranno la lista degli ingredienti migliore di tutti i tempi, però devo dire che io mi sono ritrovata con dei brutti capelli nell'utilizzarli, assolutamente no, semplicemente non sono il meglio, però sono il meglio che la grande distribuzione ha da offrire ora come ora. I capelli non mi straduravano puliti, quando lo utilizzavo sicuramente si poteva fare molto di meglio, erano abbastanza lucidi, erano comunque districati, io non ho un capello che tende a soffrire di nodi, quindi dire che i miei sono districati è come dire acqua fresca, nel senso non dipende dal prodotto, è proprio il mio capello che non è così, perché non lo acquisterò mai più, o comunque perché ho deciso di dire in qualche modo basta ai prodotti da supermercato, perché ho scoperto il balsamo di Shea Moisture e quello per 400 ml si trova anche a 7, 8, 9 euro. Questo della Pantene da 200 ml a quanto lo trovate? 2,99, 3,99 ogni tanto? Il rapporto quantità-prezzo non è così diverso rispetto ad altri balsami che secondo me sono molto più efficaci e che hanno ingredienti molto migliori. Io capisco il voler spendere poco, perché io sono la prima che spende pochissimo per i propri capelli, ma se vado a guardare a quanto effettivamente un prodotto che mi piace molto di più mi costa, visto che c'è quanto? €1,50, €2, boh, di differenza, why not? Cioè, perché dovrei andarmi a comprare Pantene quando c'è Shea Moisture, quando c'è OGX, quando c'è Sukin? Magari vi linkerò questi altri prodotti che vi sto citando adesso, appunto, sempre nell'info box, che poi alla fine non costano tanto di più. Cioè, non è che io abbia odiato lui, è che c'è molto di meglio. E sempre prima di voler aprire la mia nuova boccetta di balsamo, che fra l'altro è un balsamo di Sukin, per chi lo volesse sapere, ho pensato di fare fuori anche loro due. Io a marzo 2020, sì, mi sono ripromessa di non acquistare mai più prodotti monouso per una questione ambientale, e così è stato. Queste maschere monodose le ho comprate prima di fare quel fioretto. Queste qui sono due maschere di Vital Care della linea Nutritive e sono la maschera capelli che nutre e ristruttura il capello per capelli secchi e sfibrati, quindi niente di più lontano dalla mia testolina,
in un formato da 25 ml. Io con ognuna di queste bustine ci ho fatto due applicazioni, dunque mi sono durati 4 docce. Io prodotti Vital Care li ho sempre usati. Sinceramente, né arte né parte per quel che mi riguarda. È un po' come Pantene, cioè tutte quelle marche da supermercato che sì, ti fanno un buon capello, però cioè non stai lì a dire oh mio Dio che chioma fantastica. Loro credo siano stati il primo prodotto effettivamente di Vital Care che non mi è piaciuto. Io li ho comprati a caso, non avevo fatto caso a ciò che fossero. Infatti io non do la colpa al prodotto, è per me che non funzionano, erano pesantissime. Alla fine di quei 4 lavaggi avevo proprio i capelli giù, molto idratati, per carità di Dio, però non lucidi, morbidi sì, morbidi tanto, districati, però sempre stesso discorso di prima, e mi si sono sporcati molto più in fretta. Questa è una formulazione pensata per un capello secco, sicuramente non per il mio. Non le riacquisterò mai più, le utilizzate solo perché ce l'avevo, ma io dico addio alle bustine di Vital Care, alle bustine in generale, e a mai più rivederci. Se avete i capelli secchi però e non avete fatto il mio stesso fioretto, dateci un'occhiata, costano veramente pochissimo. Prodotto di make up che ho finito e non riacquisterò mai più, la Instafix & Matte di Rimmel. Lei nella colorazione 001 Translucent in un formato da 8 grammi l'avevo acquistata su Look Fantastic. Ve la stavo anche per aprire, cioè per far vedere che cosa. La confezione era trasparente, lo vedevate già che non è rimasto più nulla. Era una cipria bianca, trasparente, che doveva essere leggermente pore refining, quindi riempire un po' i pori, e che dovevo ovviamente mattificare e andare a settare quello che è il trucco. Perché non mi è piaciuta? Uno, arrivata circa a metà, cioè una volta che ho toccato il pan, la cipria è diventata fragilissima e appena ci mettevo il pennello si rompeva. Già per questo, per me sei bocciata e non ti ricompro più. Poi, io appunto, pelle grassa, non ho trovato che mi blurrasse, passatemi il termine, i pori, e non ho trovato nemmeno che facesse un gran lavoro a livello di mattificazione. Io lei l'ho utilizzata in combo con dei fondotinta già matte, e tutto il lavoro di mattificazione, tutto il lavoro di settaggio della base lo facevano già i fondotinta da soli, perché io poi sui fondotinta matte andavo ad utilizzare un correttore luminoso e vedevo la differenza, nel senso, sulle parti solo con il fondotinta opaco la base rimaneva opaca, settata, tranquilla, sulle parti dove c'era il correttore luminoso ritornavo ad essere lucida, nel senso di troppo lucida, nel giro di mezz'ora. Mai più. Io sono sempre alla ricerca della cipria low cost perfetta, ora ne sto utilizzando un'altra di Rimmel, ma comunque non sto trovando soddisfazione. Come sempre, ogni volta che si parla di ciprie ve lo chiedo, fatemi sapere nei commenti qual è la vostra cipria low cost preferita, se come me avete una pelle grassa, perché io davvero sto perdendo le speranze sul fatto che possa esistere una cipria che costa poco in grado di mantenermi matte per un numero decente almeno di ore. Ultimo prodotto di skincare, ho finito una crema mani. Questa qui era di Sante Nature Cosmetic ed era l'anti-age and cream in un formato da 75 ml. Io la crema mani la metto piuttosto spesso, non perché abbia delle mani particolarmente secche in realtà, a parte quella secchezza stagionale così casuale, ma perché io amo follemente prendermi cura delle mie mani, fare la manicure, fare lo scrub alle mani, tutto quello che posso fare veramente per mantenerle nella maniera migliore possibile passa da me. Quindi insomma io un prodotto da 75 ml lo finisco abbastanza in fretta. Sapete, se mi seguite, in ogni caso ve lo ripeterò anche qui, le mie creme mani preferite di sempre sono quella di Clarence, che in questo momento tra l'altro il bilanciamento del bianco della mia camera impazzisce ogni volta che vi mostro questo prodotto, infatti ora lo mettiamo via. Oppure amo alla follia la crema mani alla canapa di The Body Shop. In generale ricerco un prodotto che sia estremamente nutriente, che però al tempo stesso non lasci residui grassi sulla mano, perché io lavoro al computer o comunque ho bisogno di avere le mani libere e non scivolose, che non lasci scia bianca, che insomma si assorba comunque in un ragionevole lasso di tempo. Lei aveva un odore che non mi piaceva particolarmente, nel senso, sa di protezione solare, nonostante io sia andata a cercare e non mi sembra che abbia un SPF all'interno. Secondo me è la presenza di Q10 che le dà questo odore, comunque il fatto che si tratti di un prodotto bio. Era molto grassa, molto emolliente, si trasformava quasi in un olietto una volta che la si andava ad applicare, e
non si assorbiva in fretta quanto io avrei voluto. Ma voglio dire una cosa, voglio spezzare una lancia a favore di questa crema. Ha veramente degli ottimi principi anti-age al suo interno e secondo me utilizzare prodotti anti-age anche per le mani è un'ottima cosa, perché spesso ci dimentichiamo di quanto le nostre mani siano esposte al sole e alle intemperie. E poi si tratta di un prodotto completamente bio. Se voi puntate ad utilizzare solo bio nella vostra vita, questa, fra le milioni di creme mani che ho utilizzato e fra tutte le creme mani bio che io ho utilizzato, che sono comunque tantissime, è la migliore. È quella che mi ha dato più soddisfazione in assoluto. Consigliata in questi frangenti. Se del bio non ve ne frega niente, se non vi importa dei principi anti-age, Clarence e The Body Shop forever and ever. Sinceramente, per chiuderla qui, questo qui non è un prodotto che io andrei a riacquistare di mio, ma se un domani che so un'amica me lo regala o un sito o un brand me lo regalano, la utilizzo volentieri. Ecco, credo di aver dato un'idea della mia opinione finale su di lei. Concludiamo, in realtà abbastanza in fretta, perché quante volte possiamo parlare dello stesso profumo, con Twilly d'Hermès. L'ho finalmente finito. Non solo l'ho finito, ma l'ho anche già ricomprato, approfittando degli sconti del Black Friday, e il Twilly, che poi dà il nome appunto alla fragranza che qui manca, si trova al mio braccio ormai da più di un mese. Quando questo nastrino si autodistruggerà, lo toglieremo. Però mi ci sono affezionata intanto. Andiamo a leggerne la piramide olfattiva per la 400esima volta nella storia di questo canale. Twilly è una fragranza del gruppo floreale da donna lanciata sul mercato nel 2017, che poi è l'anno in cui ho comprato questa boccetta. Lei l'ho presa a dicembre 2017 e me lo ricordo alla perfezione perché ero a Madrid quando l'ho comprata. Dunque lei mi è durata 3 anni giusti giusti, perché l'ho finita a dicembre 2020. Il naso di questa fragranza è Christine Nagel, e le note di testa sono zenzero, grande amore della mia vita, arancia amara e bergamotto. Le note di cuore sono tuberosa, fiore d'arancio e gelsomino. Le note di base sono sandalo e vaniglia. Magari vi linko il mio video sulla collezione di profumi nelle schede e nell'info box, perché credo sia l'ultimo nel quale discutiamo di lui. Ne abbiamo parlato talmente tanto, ma anche su Instagram, nelle Insta Stories, sono Red Blog Repeat anche lì, che tante di voi spesso e volentieri mi scrivono in privato e mi mandano foto del vostro acquisto, nel senso l'avete comprato perché ve l'ho raccomandato io, e sinceramente io faccio salti di gioia di 5 metri perché sono solo felice se qualcuno incontra questa fragranza spaventosamente meravigliosa nella sua vita grazie a me. È un profumo molto giovane, frizzante, che io utilizzo quando mi diverto con gli amici. Questo è. Io non metto Twilly sul lavoro, non metto Twilly in un'occasione formale, non metto Twilly se sono triste, io metto Twilly quando esco la sera, c'è un compleanno di qualche amico e sono pronta a dare battaglia di divertimento. Questo qui è la Valeria Felice in boccetta, e nonostante lei in particolare abbia affrontato con me degli anni terrificanti, perché ho utilizzato Twilly nel 2018, nel 2019, ma anche nel 2020, che sono stati degli anni brutti per me, in cui mi sono successe tante cose brutte, sono estremamente contenta perché sono stata brava e ho indossato questo profumo davvero solo in occasioni felici. Io ho solo bei ricordi legati a lui, e finché sarò una persona che ama festeggiare, finché sono una persona che ama divertirsi, finché sono una persona che ama ridere, ama la leggerezza, ama la compagnia, lui sarà una fragranza che mi farà compagnia. È una delle mie firme. I miei amici, quando sentono Twilly, pensano a me. Sono io, siamo noi. Mi sei costato un sacco di soldi comprarti, nonostante gli sconti di Black Friday, ma va bene così. Persistenza fuori da questo mondo. Sui vestiti mi dura giorni, ma in realtà anche sul corpo, nel senso io finché non mi lavo o finché non lavo il capo d'abbigliamento che avevo addosso quando ho messo lui, l'odore non se ne va. Se volete una fragranza che per carità costa, ma che valga a livello qualitativo tutti i soldi che costa, Twilly d'Hermès. Mi basta un'annusata e improvvisamente ritorno a memorie felici. Lettori, questo video è finito, io spero tantissimo che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti tutto quello che vi va, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima.